Allora, prima di risponderti vorrei fare gli auguri di buona Pasqua ai nostri tifosi, agli avellinesi, a tutti gli avellinesi e anche ai montemaranesi, no? Un grandissimo auguro di buona Pasqua. Beh, è una partita difficile, in una settimana difficile, d'altronde. Ci troviamo meno 3 punti a me. Insomma, non sono felice, onestamente, perché devo dire la verità, sono molto dispiaciuto, perché d'altronde noi lavoriamo per ottenere i punti. Ci siamo visti tolti 3 punti dove la mia società non c'entra niente, eccetera, eccetera. Adesso, al di là di questo, è una cosa che non mi riguarda. Però a me mi è molto dispiaciuto non avere i 3 punti. Affrontiamo una partita, loro ci staranno aspettando, giustamente. Gattuso è stato un mio giocatore quando era ragazzino nel Perugia. Conosco il ragazzo, conosco che la sta preparando, ma noi abbiamo il dovere di fare una grande partita. È la carica di fare una grande partita perché dobbiamo sentirci forte, no? Perché ci hanno tolto qualcosa di nostro, di casa nostra. Io credo che abbiamo lavorato, non è una festa, assolutamente, perché qualcuno si aspettava più punti e invece meno punti e qui sembra una festa. Io credo che noi la stiamo preparando, la dobbiamo preparare nella maniera migliore perché so di affrontare una squadra che ha degli uomini a cattiveria agonistica, quello che si vuole, però noi dobbiamo cercare di fare il nostro lavoro, insomma, ecco. Ecco, Walter, i 3 punti in meno, insomma, Avellino adesso bisogna leggere 41 punti in classifica, obbligano ovviamente la tua squadra a cercare quantomeno di non perdere, insomma, in pratica questo è il crisma di uno scontro Giusto. diretto. Dopodomani si gioca all'Arena Garibaldi uno scontro diretto, perlomeno dalla classifica. Ecco, in questo senso si affrontano anche in qualche modo due squadre con la filosofia di gioco più o meno analoga, i due tecnici Gattuso, a mio avviso, è un po' il due rete, no? Quindi praticamente concettualmente come filosofia di gioco siamo vicini e d'altronde i numeri del Pisa parlano molto chiaro, il non possesso dei pisani è per la eccellenza. L'Avellino ultimamente praticamente ha chiuso, diciamo, la propria, tra virgolette, saracinesca, perché con quella coppia di centrali, Cinisitti e Migliorini, ha trovato un po' la quadra dell'assetto difensivo. Insomma, praticamente dovrebbe essere una gara quasi da risultato all'occhiali, però l'Avellino ha in avanti qualità migliori che potrebbe sfruttare, no? Sì, come hai detto tu, è una gara di carattere, di due allenatori che hanno carattere. Forse ecco, come hai detto tu, l'Avellino in fase difensiva ha dimostrato che è la miglior squadra nella fase difensiva. Noi siamo migliorati, però devo dire che non so cosa sia successo in quelle due partite e che non voglio che si ripeta più, insomma, a livello caratteriale. Noi, abbiamo bisogno di punti, d'altronde ci hanno tolto quello che qualcosa potevamo ambire a qualcosa di diverso, ma a questo punto noi siamo consapevoli della situazione. E vorrei tanto che i miei giocatori lo capissero, che non è che sia una gioia non aver avuto i 7 punti, ma i 3 punti. Io voglio andare lì e giocarmi la partita come sempre sono abituato a farla, ma con estrema cattiveria agonistica, come sempre, perché so benissimo di trovare un ambiente carico, ma da parte mia io voglio la serenità, no? Una serenità anche un'autostima di quello che abbiamo fatto finora, perché in fin dei conti, se noi torniamo un attimino indietro, siamo la quinta o la quarta squadra in classifica nei gironi di ritorno. E vorrei un attimino che loro capissero questo, perché attraverso
attraverso il gioco e anche attraverso il carattere siamo riusciti a ottenere questo. E ci vuole tanto carattere lunedì Pasquetta, insomma. No. Oppure uno con caratteristiche più offensive come Erdo? No, io devo dire che non ho solo il problema diciamo del capitano, ma ho un problema anche di Migliorini. Dobbiamo rivedere un attimino alcune cose. D'Angelo ieri è venuto qui al campo dopo una settimana. Adesso vediamo, con i dottori decidono loro, perché io non è che voglio, sono i dottori che mi devono mettermi in condizioni di poter scegliere. Però D'Angelo è caratterialmente uno forte, però una settimana a letto non è semplice. Migliorini ieri ha accusato qualcosa, vediamo un attimino. Al di là di Lasic, centrale non lo vedo perché è un portatore di palla, a me i portatori di palla non piacciono centralmente. A me piacciono i due mediani che mi fanno partire la squadra, che mi fanno meno. È chiaro che in mancanza di qualcosa bisogna studiare, però al di là di questo, a me, io voglio vedere il carattere. Poi nella nostra fase difensiva ci stiamo lavorando, se non ci sei ritorna Jedi, vediamo un po'. Io credo che tutti sono un'arma in più, no? Anche lo stesso Eusebi, lo stesso Daniele Verde, perché io ho il dovere di recuperare un giocatore di qualità, a me i giocatori di qualità piacciono, Castaldo, Gigi si è tolto questo peso, però questo adesso non è che deve diventare, lui è un giocatore che non si deve condizionare, perché di tutto deve essere libero, perché secondo me non, anche prima doveva essere libero, perché non c'entrava niente in tutta questa storia. Io sono l'uomo più felice, addirittura gli ho dato la mano. Se giocherà lui il primo tempo, giocherà Eusebi, vediamo adesso. Sono due giocatori che onestamente danno qualcosa sotto l'aspetto caratteriale, Eusebi, sotto l'aspetto tecnico, Gigi. Vediamo un attimino, sono due giocatori veramente importanti, come lo è Verde, come lo è, come diceva prima il tuo collega, anche Bellone, adesso lo vedo molto in forma, è un giocatore che adesso mi serve gente che corre, gente che ti dà quel qualcosa in più, no? Perché d'altronde andiamo a affrontare una squadra, così dice, che è l'ultima spiaggia, tutto quello che vuole. Allora io voglio giocatori di qualità che mi saltano l'uomo, e vediamo un attimino. Mister, volevo chiedervi al punto di Verde, che è un giocatore che in questo nuovo Avellino, con la formula del doppio centravanti, sta trovando poco spazio. Come l'ha visto questa settimana? Se pensa che possa essere utile a Pisa con la sua qualità? Allora, io non gioco col doppio centravanti, io gioco con un centravanti che si abbassa, se non si abbassa non può giocare. Daniele è un giocatore che ci ha dato tanto, ci dà tanto, c'ha qualità. Io onestamente devo solo ringraziare a loro di quello che stanno facendo, ma veramente col cuore, lo dico oggi nel vero senso della parola, perché non era facile uscire da una situazione. Però loro devono capire che non siamo usciti, c'è ancora, e ho bisogno di giocatori di qualità, di giocatori di carattere, e ho, onestamente ho bisogno di tutti lunedì. Niente. Ma io li ho fatti prima, grazie. Vabbè, io te lo faccio volentieri. Visto che appunto c'è questa famosa famigerata ultima spiaggia,
oppure una squadra solitamente attendista come lo è stato per tutto il campionato? Onestamente, conoscendo la razionalità, io penso che lui partirà forte, partirà come in casa sempre partito, no? Ti vengono ad aggredire. Noi dobbiamo essere bravi a fermare la palla davanti a 1000 persone. Io intendo dire sempre la serenità di un calciatore, no? Io vorrei questa, però consapevoli anche della nostra forza. Io credo che troveremo un ambiente molto caldo, però noi siamo abituati al caldo, viviamo da Avellino, insomma. Signori, io volevo portare un Taurasi per brindare, però fin quando non raggiungiamo la salvezza non brindiamo a niente.